Amiche ed amici di Pachino Cam News, come sempre benvenuti sui nostri canali. Oggi incontriamo il consigliere comunale di cambiamenti, Francesco Ristuccia, per un excursus, un riassunto ad oggi, a poco prima delle regionali, e su quello che accade appunto a Pachino. Buongiorno Ristuccia. Buongiorno Ivan, ciao a Ebbene. tutti. Ebbene, quindi parliamo un po' innanzitutto della situazione politica a Pachino, che cosa sta accadendo presso il municipio di via 25 luglio. Buongiorno di nuovo, grazie Ivan per questa opportunità. Il municipio di Pachino, cosa dire? La situazione è abbastanza complicata, io lo ripeto da ormai 3 anni, lo ribadisco. Sui debiti sorvolo perché ormai non abbiamo più contezza di quanti sono. Io dico sempre che sono circa 60 milioni di euro di debiti che il comune ha, e penso che nessuno mi possa smentire. Poi sull'attuale amministrazione, purtroppo devo dire che siamo nelle mani di gente incapace, gente che sta facendo solo danno a questo paese. E per dire questo io ho contezza di quello che dico sempre, non accuso mai la gente Gratuitamente. gratuitamente, io parlo sempre politicamente, poi sul personale non ci scendo mai. Giusto. Gli ultimi atti che hanno fatto, così per citarne qualcuno, posso partire dalla denunzia che ha fatto il dottor Sebastiano Lupo. Su una delibera di giunta dove hanno fatto un affidamento su un servizio dove abbiamo tutte le forme più disparate di Illegittimo. regolarità, Ah. tipo si parte dalla forma di affidamento diretto oltre i 40.000 euro. Loro hanno fatto un affidamento di 50.000 euro che per legge non si può fare. Questo è già un primo discorso che non funziona, le modalità dello svolgimento del servizio, dove addirittura dentro questo servizio ci sono delle figure professionali che non avevano i titoli per svolgere tale figure, con danni per i pazienti, che questo è ancora più grave, Ah. e non mi spiego come gente che sempre ha decantato molta cultura Legalità. di legalità ne ha fatto un tanto quanto, si cimenta in queste cose, o perché sono veramente degli incapaci o perché ci marciano su questa cosa. Poi su che cosa vogliamo fare? Parlare dell'ultima convocazione del Consiglio Ecco, Comunale, Turriciano, dove Turriciano. Turriciano ha bacchettato l'amministrazione e il presidente Turi Borg, che si erge come difensore della patria, della legalità, e poi ha fatto tutto irregolarmente e il Turriciano, diciamo, il commissario lo ha bacchettato dicendogli che tutto quello che noi avevamo detto in Consiglio Comunale e denunciato è così com'è, cioè addirittura ha bypassato tutte le leggi. Quindi non lo so, io non li capisco questa gente, o ci sono o ci marciano. Poi l'ultima chicca è che la nostra segretaria comunale non ha i requisiti per fare la segretaria comunale del paese comune Pachino, in base diciamo, a quello che scrive qua il prefetto di Palermo. Ma come? Così si dice, che non ha i requisiti espressi dalla legge vigente per fare la segretaria del comune di Pachino. Cioè, Io sono mi senza sembra parole. una farsa, una farsa. Quindi stendo un velo pietoso su questa amministrazione che, come tutti voi i politici dell'ultimo momento, se guardate i video che sto facendo in questo momento, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello, Sì, sì, sempre prima delle elezioni, no? certo. Per un po' diciamo trovare qualche consenso di qualche persona che ancora pensa che loro possono essere all'altezza di risolvere le questioni. Ma a Ristuccia chi glielo fa fare comunque buttarsi in politica e risolvere i problemi di Pachino? Questa è una domanda che mi faccio anch'io perché faccio politica, me lo chiedo spesso. Io, caro Ivan, di professione faccio l'imprenditore, lo sapete tutti. Lavoro duro 10 ore al giorno, anche 12, però essendo un pachinese ho il dovere
di metterci anche la faccia e cercare queste mie capacità di metterle a disposizione della gente. Io anzi con la politica ci rimetto tempo e soldi, perché togliendo tempo al mio lavoro rimetto anche dei soldi. Poi sono sempre stato uno disponibile a tutti, a tutto, e la gente che mi frequenta lo sa, e anche quelle che mi conoscono così sommariamente. La politica per me è un modo di dare un contributo al mio paese, e nello stesso tempo sono arrabbiato come tanti, e quindi sto cercando di metterci la faccia per fare in modo da creare un gruppo, sì, che domani potrebbe dare qualcosa di diverso a questo paese. E siccome sono un sognatore, io penso che se si vogliono le cose si ci può riuscire. In questo senso io cerco col mio impegno di togliere spazio a tutti quelli che vogliono fare della cosa pubblica un business personale e privato. Insomma, lei ama troppo Pachino, troppo la società. Sì, perché io Pachino è nel mio cuore, è il mio paese, mi ha dato tanto il mio paese. Bene, il 5 novembre si avvicina, le elezioni regionali, il nuovo ARS, e lei comunque Cambiamenti, il movimento sociopolitico di Pachino, supporta la Cannata, Rossana Cannata, sorella del sindaco di Avola Luca, e vi state tanto impegnando e sembrerebbe che il successo sia pronto. Allora, del perché noi stiamo come Cambiamenti supportando la candidatura di Rossana Cannata, la sorella del sindaco Luca, sì, il sindaco di Avola, è molto semplice, perché noi vediamo in questa candidatura la politica del fare della discontinuità. 3 anni fa abbiamo incontrato e conosciuto un giovane molto promettente, che è l'attuale sindaco di Avola, Luca Cannata, i cui pregi sono notori a tutta la provincia e oltre. Un giovane d'altronde che, quando si parla che la politica buona non si può fare, invece ha dimostrato che la politica costruttiva si può fare anche nei partiti quelli tradizionali. Un giovane che ha rotto col vecchio sistema, che ha dimostrato e ha fatto. Quindi abbiamo visto in questo giovane promettente quello che incarna lo spirito di Cambiamenti, la politica del fare, della discontinuità. E quindi assieme a lui abbiamo incominciato un percorso con un gruppo provinciale di movimenti civici che hanno sposato questi principi. Quindi per portare avanti questi nostri pensieri sicuramente avevamo bisogno di uno strumento, delle persone che ci potessero garantire queste nostre idee e rappresentarci nei vari luoghi dove si discute e si fa politica e si legifera. Non trovando nei politici, diciamo, attuali, locali, quelle persone che potevano garantirci questo progetto, abbiamo deciso di scendere in campo, e quindi abbiamo scelto la candidata Rossana Cannata, persona che noi riteniamo molto preparata e che incarna, diciamo, le nostre idee. Quindi Cambiamenti ha deciso, pur rimanendo nella sua integrità e quindi rimanendo Cambiamenti, di aderire a questo progetto con altri movimenti civici e presentare la Cannata alle regionali. Quindi ci stiamo mettendo la faccia. Cambiamenti resterà sempre un movimento civico indipendente, e sicuramente alle prossime comunali si proverrà per governare la città di Pachino. Detto questo, chiedo a tutti quelli che il 5 novembre vogliono darci forza per questo progetto di votare Rossana Cannata per il nostro futuro e per quello dei nostri figli. Vota Rossana Cannata. Ripeto, da un grande potere derivano grandi responsabilità, quindi chi viene investito di certi ruoli nella società deve capire che poi deve dare alla gente le risposte, quelle giuste.